Alfredo Schiliró è il nuovo segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Enna. È stato eletto ieri durante l'Assemblea Generale. Da 4 anni Schiliró si occupa della Filctem, nonché delle manifatture a delega dei tessili per tutta la Sicilia. Schiliró seguirà adesso all'interno del sindacato entrambe le categorie. Ha preso il via ieri il corso di management per dirigente di struttura complessa organizzato dall'Ordine dei Medici della provincia di Enna. La docente del primo incontro è stata Lia Murè, dirigente del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute. Si tratta della seconda edizione del corso che si svolge ad Enna, la prima in presenza. Il percorso si sviluppa in 4 macro aree approfondendo le diverse prospettive economica, organizzativa e gestionale relative alle diverse fasi del processo di pianificazione strategica. Si è tenuto sabato scorso al Federico II di Enna l'ultimo evento dell'anno organizzato dall'Associazione Italiana Odontoiatri, sede di Enna e Caltanissetta. Durante l'incontro è stato approfondito il tema del corretto inserimento degli impianti dal punto di vista protesico. Le attività culturali e sindacali dell'associazione riprenderanno nel 2023. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede stasera il conferimento della plastica. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Anche per le utenze non domestiche è prevista per domani mattina la raccolta della plastica, nel pomeriggio la raccolta di umido e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.